Buonasera e benvenuti a tutti. Prima di tutto voglio ringraziare la palestra e in particolar modo Cristina per aver organizzato questa dimostrazione di tutte le discipline del centro, in modo che si conoscano tra di loro e che si possano far conoscere anche ad altri. Ringrazio gli allievi della scuola del Tai Chi Chuan dello stile Chen per essere qui presenti, perché senza di loro la dimostrazione non potrebbe essere fatta. Allievi di diversi livelli, alcuni praticano da pochi mesi, altri da parecchi anni, però insieme vi faremo sentire un unico respiro. Io sono, il mio nome è Adelera Vasi, sono insegnante di primo livello e oggi sostituisco il nostro caposcuola e maestro Lamberto Mastini, assente perché a studiare con il gran maestro Chen Xiaowan, caposcuola a livello mondiale della 19ª generazione della famiglia Chen, da cui è nato il Tai Chi. La dimostrazione è divisa in due parti. La prima sono i fondamentali, movimenti alla base di tutte le posizioni della forma, e la seconda è una breve sintesi della forma antica Lao Jia che tutti gli allievi stanno studiando. Tra una e l'altra che si susseguono ci sarà un breve momento di pausa nel quale vi chiedo aiuto a mantenere la concentrazione rispettando il silenzio. Bene, ringrazio tutti per essere qui e buona visione. Narra la leggenda che Chan Sanfeng, monaco cinese del XIII secolo, osservando i fulmini e flessuosi movimenti del combattimento tra un serpente ed una gru bianca, intuì che tutto ciò che è flessibile e morbido vince tutto ciò che è rigido e duro. Quindi si chiese, come posso portare queste virtù nella mia vita quotidiana in modo da vincere il deperimento e in ultimo la morte? Ispirato dalla gru e dal serpente, cominciò così a praticare degli esercizi, come quelli che state vedendo, che si dice lo resero immortale. Quello di Chan Sanfeng fu il primo esercizio di Tai Chi Chuan, l'arte marziale del principio supremo, quell'invisibile legge dell'equilibrio tra giorno e notte, uomo e donna, inspirazione ed espirazione, che genera
felicità o sofferenza, successo o fallimento, salute o malattia. Cosciente di questa misteriosa forza che governa ogni forma di vita, il praticante armonizza ogni postura, respiro e movimento alle sue leggi, e quello che state vedendo, i fondamentali o esercizio del bozzo di seta, ne sono un perfetto esempio. Fedele, giorno dopo giorno, il Tai Chi Chuan ci aiuta così a sciogliere e fortificare il nostro corpo, a sviluppare una non comune presenza mentale e infine una profonda forza e quiete interiore. Seguendo la raffinata e scientifica tradizione degli ultimi 400 anni, la nostra scuola rappresenta ufficialmente in Italia il Gran Maestro Chen Xiaowang, discendente della 19ª generazione della famiglia Chen e accreditato tra i più importanti maestri viventi di questo antico e misterioso sapere. In Sardegna, la Chen Xiaowang Italia ha sedi ad Alghero, Sassari, Cagliari e Nuoro.